Ti adoriamo, ossia divino, ti adoriamo, ossia d'amore. Gesù, l'unico vero bene sei tu. Tutto il resto non conta nulla. Ti chiediamo di avere te, di entrare in possesso della perla che vale più di tutti i tesori della terra, di entrare in possesso del tesoro del campo che vale più di tutti i tesori del mondo. Signore, tu hai detto per bocca del profeta, grida a squarciagola. Che cosa devo gridare, oh Signore? Grida ogni carne fieno. Nasce al mattino, ondeggia a mezzogiorno, secca la sera, tutto si dissecca, la vita dell'uomo, ma la parola di Dio rimane in eterno. Signore, tu sei la parola che rimane in eterno. Signore, noi vogliamo entrare in questa parola, fare nostra questa parola, penetrare in questa parola e lasciarci penetrare da questa parola. Ci vogliamo avvinghiare alla parola eterna, in modo che quando tutto va in rovina, noi avvinghiata alla parola, viventi nella parola, restiamo in eterno. Signore, ti chiediamo di saper scegliere. Tu sei parola di Dio. Tu sei qui presente, parola eterna sotto la veste del pane, ma sei la parola eterna del Padre, l'annuncio del Padre, la risposta del Padre agli uomini, quello che il Padre ha dato agli uomini perché vivano. Signore, noi ti accogliamo, parola eterna, vita eterna, e noi siamo sicuri di travalicare i confini terreni e di trascendere il tempo e lo spazio e di restare con te in eterno. È in questa fede che noi viviamo ed è questa fede che noi proclamiamo davanti a te in questo segno dell'Eucaristia. Lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te, Signore. Tu sei il mio Dio, il mio Signore, colui che mi guarisce, la tua parola mi sanerà, tu sei il Signore. Tu sei il mio Dio, il mio Signore, colui che mi guarisce, la tua parola mi davanti a te. Tu ci accogli così come siamo, perché siamo tuoi figli.
tu non disprezzi niente di quello che hai creato, perché il tuo spirito è in ogni cosa ed è anche in noi. Tu ci ami. Se non ci avessi amato, non ci avessi neanche creato. E finché in noi c'è l'alito di vita, finché c'è il lucignolo, anche che fumiga, se nella nostra vigna c'è anche un acino, dopo che tutti l'hanno vendemmiata, se c'è qualche spiga ancora caduta per terra dopo la raccolta, tu prendi questo acino, tu prendi questa spiga, perché c'è il pane e c'è il vino della benedizione. Tu lo spegni, la candela, ma la vivifica. Tu non spegni l'alito vitale, ma lo incrementi, perché la vita è tua e ogni dono è tuo, e tu non vuoi perdere nulla di quello che hai dato. Siamo noi, signori, i demolitori, siamo noi, signori, i distruttori, siamo noi i rapitori, siamo noi che scherniamo gli altri. Ma tu no, Signore, tu ami tutto, tu ami tutti, e tu vuoi salvare anche il granello, il piccolo grappolo, il racimolo, o anche un solo asino. Tu vuoi salvare anche un chicco della spiga caduta, tu vuoi salvare anche la fiammella che si spegne, perché tu ami le tue creature e tu vuoi che abbiano vita. O Gesù, ci affidiamo a te. Possono venire tutti i demolitori, i rapitori, i dispregiatori dei propri fratelli, tu ci ami e noi ci affidiamo a te. Tu sei il nostro Dio, colui che dà la vita e colui che la salva. Lode e gloria a te, Signore. Dai la vita a me e la ritroverai. Dai la vita a me e la ritroverai. Dai la vita a me e la ritroverai. Se tu vivrai, se tu vivrai nel mio amore. Dai la vita a me e la ritroverai. Dai la vita a me e la ritroverai. Dai la vita a me e la ritroverai. Se tu vivrai, se tu vivrai nel mio amore. Signore, noi sembriamo poco convinti di dare a te la nostra vita. Sembriamo poco convinti, tant'è vero che te lo cantiamo appena appena. Eppure, questo è il segreto, dare la vita a te. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Ma chi vorrà salvare la propria vita la deve dare a te. E allora noi diamo a te la nostra vita, o Signore, e ti chiediamo questa sera di accoglierla ai tuoi piedi, o Signore. Dai la vita a me.
vita a me e la ritroverai. Se tu vivrai, se tu vivrai nel mio Sì, oh Signore, noi siamo venuti qua stasera per dare la nostra vita a Te. Ci siamo trascinati fino a qua, oh Signore, con le nostre sofferenze, con le nostre malattie, le nostre ansie, i nostri problemi, oh Signore, per dirti innanzitutto grazie, perché finalmente abbiamo capito la nostra essenza di peccatori, oh Signore, e ci inchiniamo davanti a Te, unico Salvatore della nostra vita, per dirti, Signore, questo è il primo miracolo che hai fatto su ognuno di noi. Abbiamo capito che bisogna cominciare riconoscendo i nostri peccati, riconoscendo la nostra vita passata di peccatori, oh Signore, per chiedere aiuto a Te, per camminare nella Tua strada che è unica e sola e strada di salvezza. Ti vogliamo consegnare la nostra vita, oh Signore, perché sappiamo che Tu l'amministrerai al meglio, perché Tu, oh Signore, sei l'unico che ci vuole bene in assoluto, perché Tu, oh Signore, così come ha detto il Tuo sacerdote, Tu sei l'unico che hai a cuore la vita di ognuno di noi, e noi siamo sicuri, oh Signore, che mettendo nelle Tue mani ogni cosa nostra andrà per il giusto verso, oh Signore. Tu ci conterrai alla salvezza, oh Signore, ma soprattutto perdonerai la nostra vita passata di peccatori e ci farai vedere la verità che sei Tu in assoluto, oh Signore, e noi ci sforzeremo di venirti dietro, oh Signore, ma col Tuo aiuto ci riusciremo. Ascoltaci, oh Signore. Ecco cosa ci dice il Signore. Se tu dividerai il pane con l'affamato, se tu introdurrai in casa i miseri, i senza tetto, se tu vestirai uno che vede nudo, allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Invocherai il Signore e ti risponderà, implorerai aiuto ed Egli ti dirà, eccomi, se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, il parlare empio, se offrirai il pane all'affamato e sazierai chi è digiuno, allora brillerà tra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio, ti guiderà il Signore sempre, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato, come una sorgente, le tue acque non inaridiscono. E ancora aggiunge in Geremia, ecco, confida in me,
io farò rimarginare la tua ferita, io curerò e ti risanerò, io procurerò a te abbondanze di pace e di sicurezza, cambierò la tua sorte e ristabilirò te come al principio, ti purificherò da tutte le iniquità con cui hai peccato contro di me e perdonerò tutte le tue iniquità che hai commesso verso di me e per cui ti sei ribellato contro di me. Ciò sarà per me titolo di gloria e di gioia e di lode tra tutti i popoli della terra, quando sapranno che io ho fatto tutte queste cose. Sia, Signore, per te titolo di lode, di gloria e d'onore, quando tu ci salvi, quando tu ci risani, quando tu ci ristabilisci. Però tu vuoi che noi usiamo misericordia verso il prossimo, cessiamo da puntare il dito, dall'accusare, e incominceremo a vestire l'ignudo con le nostre vesti, a coprire i suoi difetti, le sue nudità, le sue vergogne con le nostre vesti. Cominceremo così a dare della nostra acqua, del nostro pane, quelle che noi mangiamo e beviamo, a chi ha fame e sete. Accoglieremo nella nostra casa, nel nostro cuore, il fratello, il misero, il povero. Allora la nostra luce brillerà, allora tu sarai contento di noi, la nostra vita cambierà. Signore, ti chiediamo che quello che tu annunci, noi lo comprendiamo, lo accogliamo e lo mettiamo in pratica. Lode e gloria a te, Signore. Getta in lui ogni affanno, perché cura di te. Gesù il tuo cuore e
tu sei la pace, tu sei la pace, la nostra pace, tu sei la pace, la nostra pace. Grazie Signore Gesù, ti benediciamo Signore Gesù, e adesso Signore noi vogliamo continuare la lode a te, mediante i ringraziamenti personali per qualche grazia, qualche dono ricevuto. O Signore, fa che la nostra lode continui però in ciascuno di noi, e mentre i nostri fratelli si avvicenderanno qui nel lodarti, fa che ciascuno di noi ti lodi nell'intimo del suo cuore per tutto quello che tu hai fatto per noi. Ringraziare il Signore, questo è il momento. Signore, ti ringrazio di tutto il cuore per quello che hai fatto per me e per la mia famiglia. Io veramente sono una donna peccatrice, ma tu, come la Maddalena, mi hai fatto capire che mi hai perdonato e mi hai dato questa grazia veramente di aiutare pure gli altri. Grazie, Signore Gesù. Grazie. Ringrazio il Signore Gesù per tante grazie che mi ha concesso, e in particolare di una nel mese di settembre per mio padre. Mio padre ha cominciato ad avere febbre intermittente, un giorno sì e tre giorni no, un giorno sì e tre giorni no. Febbre alta, poi dagli esami sangue non risultava niente, però sempre questa febbre. Comunque alla fine insomma non ha avuto niente di grave, anche se è stato ricoverato all'ospedale, ci sono state tante cose. Comunque grazie a Gesù, ti lodo, ti ringrazio e ti benedico. Allora, io un anno fa circa ho avuto ringrazio il Signore perché io circa un anno fa ho avuto i reumatismi agli arti, però adesso diciamo sto molto meglio, solo che sabato, un paio di sabati fa, sono stata male, in quanto all'improvviso ho sentito il piede che si gonfiava poco a poco e non riuscivo più a camminare bene, che le mani si incominciavano pure a gonfiare, cioè erano ferme, non riuscivo proprio a muoverle. Adesso, e io ovviamente mi sono iniziata a preoccupare, ho detto può essere che di nuovo, invece un mio amico era andato a Lourdes e aveva portato a me, a un'altra mia cugina, la Madonnina con l'acqua, e allora io spaventata, il mio amico stesso fa dai bevila, poi ho bevuto l'acqua e dopo un poco ho visto che le mani sono tornate come erano prima, ho continuato di nuovo a camminare come di solito. Grazie Signore Grazie. Gesù, lode e gloria. Signore Gesù, lode e benedizione a te, Signore, che sei l'Altissimo, che sei l'Eccesso, Signore, che sei l'Onnipotente, Signore. Nessuno, Signore, è più grande di te. Solo tu, Signore, puoi fare meraviglie, Signore. Ti ringrazio, Signore, per aver cambiato il mio cuore, per avermi insegnato, Signore, ad amare, a perdonare. Signore, io sono guarita per questo, Signore. Ho buttato due sacchetti di medicine, Signore.
Signore, ti voglio ringraziare anche perché durante la mia vita, Signore, mentre cammino, mi fai incontrare i poveri, Signore. Mi fai incontrare, Signore, i fratelli poveri che hanno bisogno anche di una parola di consolazione, di una carezza, di un sorriso. E ti ringrazio per questo, Signore, perché quando incontro i poveri, io posso essere certa, Signore, che Tu sei con me. E io dico, Signore, grazie perché sono nella strada giusta, perché il Signore è con me se incontro i poveri. Signore, lode e gloria a Te, Signore, quando posso dividere il pane con qualche fratello, Signore, che non ha da mangiare. Signore, io sono contenta, Signore, di questo. Signore, Ti lodo, Ti benedico e Ti amo. Lode e benedizione a Te. Se c'è qualcuno che deve testimoniare i prodigi del Signore, quello che ha fatto in ognuno di noi, non si vergogni. La Santa Croce ha avuto all'ospedale, è stato malato, e il Signore mi ha fatto il medico e adesso. La Santa Croce ha avuto all'ospedale, quattro volte all'ospedale, e il Signore mi ha fatto il medico e adesso. Allora sono ben in salute. Sì. Sì. Io cerco il Signore, vuoi il mio sangue, ce ne vuoi il mio sangue. Signore, guarisce un dolore all'orecchio nella persona qui presente. La persona sente che l'orecchio non fa più male, mentre prima era tormentato da questo dolore all'orecchio. Grazie, Signore Gesù. Se la persona è qui presente, può anche alzare la mano. Dolore all'orecchio. Se la persona è presente, bene. Quando vorrà, era proprio qui, al timpano, dolore qua. Va bene. Mi chiamo Vincenzo. L'anno scorso sono stato colpito di 2 infarti mortali, ma solo con la preghiera me ne sono uscito fuori, sicuramente. Grazie. Adesso, Signore, ti presentiamo tutte quelle persone che da tanto tempo non hanno ricevuto grazia e che attendono almeno questa sera una pioggia di grazia. E poi ti presentiamo tutte le altre persone che hanno deposto qui nei cestini la loro supplica. E quelle che ci hanno telefonato da lontano e cui non sono state trascritte con le intenzioni nei fogli appositi. Signore, ascolta tutte queste suppliche, sia quelle che sono sepolte nel fondo del cuore, sia quelle espresse in queste piccole carte, sia quelle annotate in questi fogli. Ascoltaci, o Signore. Signore, ti presentiamo alcuni nostri ammalati, quelli del nostro gruppo. Ti presentiamo Natale, che tutti conosciamo, Natale Perdicone che deve subire un'operazione. Signore, va visitato. Preghiamo per lui perché possa recuperare presto la sua salute.
Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascolta, Gesù. E adesso, Signore, guarisci le nostre infermità. Guarisci tutti i dolori del capo. Ci sono tante persone che hanno dolori al capo, chi ha dolori al cranio, chi ha dolori all'orecchia, particolarmente all'orecchio sinistro, chi ha dolore alle mandibole, chi ha dolore alla gola. E per questi cari fratelli che noi vogliamo pregare, ma soprattutto per quelli che hanno dolori alla testa, cioè non soltanto fisici, ma anche psicologici, spirituali, quelli che sono afflitti da preoccupazioni, da spine. Adesso ci alziamo in piedi e contempliamo Gesù nel pretore di Pilato, coronato di spine, per le spine che lui ha avuto nella sua fronte, nel suo cranio. Il Signore ci guarisca da tutte le preoccupazioni, da tutti i pensieri e anche da tutti i dolori della nostra testa. Ecco, allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, convocarono tutta la corte, lo rivestirono di porpora e dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: salve re dei giudei, e lo percotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano a lui. Poi Gesù uscì portando la corona di spine e andò davanti a Pilato. Signore Gesù, i soldati hanno intrecciato una corona di spine, l'hanno posto sul tuo capo, ti hanno schernito, ti hanno salutato come re coronato e vestito di porpora, salvo re dei giudei. E tu uscisti davanti a Pilato portando la corona di spine come un re. Tu sei re? Sì, io sono re, l'hai detto. Ma un re che porta la corona di spine, quelle spine siamo noi. Sulla croce quella corona rimase sul suo capo, me la conficcarono nel suo capo e Gesù è coronato di spine. O Gesù, noi ti salutiamo, Re nostro, per la corona di spine che è sul tuo capo. Ti chiediamo di guarire tutte le nostre preoccupazioni, tutte le spine che sono infisse nel nostro cranio, nel nostro pensiero, nel nostro cuore, nelle nostre preoccupazioni, tutto ciò che ci affligge, tutto ciò che ci preoccupa. Signore, noi ti presentiamo tutte le nostre afflizioni e per la tua corona di spine ti chiediamo di alleggerire questi nostri pensieri, di liberarci dalle spine, e li presentiamo tutti i dolori di cranio dei nostri fratelli, cominciando da quelli che hanno dolori al cranio perché colpiti da qualche male grave, tutti quelli che hanno dolore al cranio perché hanno dolori di testa, tutti quelli che hanno come delle fitte al cranio, tutti quelli che hanno dolore qui ai timpani e dolori al collo,
Signore, ti presentiamo tutti questi cari fratelli, perché tu li voglia guarire fisicamente e spiritualmente. Gesù, sono qui ai tuoi piedi, Signore Gesù. Siamo qui ai tuoi piedi, Signore Gesù, e ti contempliamo trafitto il cranio delle spine, coronato. Siamo ai tuoi piedi, Signore Gesù, confessiamo i nostri dolori, i nostri peccati, li poniamo ai tuoi piedi, le nostre preoccupazioni e le nostre trafitture. Stendi la mano, Signore, risana le nostre vite. Stendi la mano, Signore, risana le nostre vite. Passa il re della gloria, guarisce le nostre vite. Stendi la mano, Signore, stendi la mano. Risana le nostre vite. Soffia su di noi il tuo spirito, Signore. Signore Gesù, contempliamo le tue ginocchia sbucciate, dalle cadute lungo il cammino verso il Calvario, le tue ginocchia che si erano
piegate tante volte in preghiera, le ginocchia che si erano piegate sugli ammalati, le ginocchia che si erano piegate in profonde preghiere nella notte davanti a tuo padre, quelle ginocchia furono flagellate, sbucciate dalle cadute sotto il peso della croce. Noi vogliamo contemplare le tue ginocchia sanguinanti, e vogliamo piangere le nostre cadute, le continue cadute nel peccato, le continue ricadute delle nostre malattie. Signore Gesù, tu ti sollevasti dalle cadute e arrivasti fino al Calvario, fa che anche noi ci risolleviamo dalle nostre cadute e arriviamo al luogo della salvezza. Signore, ti presentiamo tutte le nostre care persone che ricadono nelle malattie spirituali per la loro fragilità, che ricadono nelle malattie fisiche per la loro fragilità, per la loro fragilezza, per la loro cattiva salute. Signore, ti chiediamo per tutte queste persone che sono sbucciate alle ginocchia, o fisicamente o spiritualmente, ti chiediamo la guarigione fisica, la guarigione spirituale e una forza nuova per proseguire nel lungo cammino. Oh Gesù, siamo qui ai tuoi piedi, siamo davanti a te e chiediamo per tutte queste persone la robustezza nel cammino, consolidate le ginocchia vacillanti. Consolidate le ginocchia vacillanti e dite agli smarriti di cuore e coraggio, il vostro Dio viene a salvarvi. Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore, chiedo forza a te.
Grazie, Signore Gesù, perché Tu hai alleviato il dolore di diverse persone, hai consolato diverse persone, perché Tu hai toccato il cranio di una persona di un dolore occipitale e un'altra persona da un dolore temporale alla testa. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché hai guarito un ginocchio, uno di gonfio, che non poteva articolarsi bene, adesso si articola bene, dolore passato, e anche un dolore per al piede proprio, nell'innesto tra il piede e la gamba, per una slogatura. Ti ringraziamo, Signore, di tutto questo. Se volete, rende testimonianza e rendetela pure, altrimenti niente. Chi si è sentito toccare dal Signore, ginocchio destro, chi si è sentito toccare qui, al cranio, proprio all'occipite e alle tempie, poi chi aveva una slogatura al piede, che adesso non la sente più. Grazie. Cerchiamo ancora chi aveva dolore qui ai timpani, all'orecchio. Nessuno. Ecco, grazie Signore Gesù, grazie Signore. E adesso, Signore Gesù, passa qui in mezzo alla folla, passa e guarisce le nostre infermità, passa e guarisce tutti quelli che guardano a Te. Abbiamo bisogno di Te, Signore, altrimenti tutti periamo. Signore, Tu solo sei la nostra salvezza. Vieni a salvarci, Signore Gesù. Uomo di Galilea, che passa. Yeah.
l'uomo di Galilea che passando va, l'uomo di Galilea che passando va, l'uomo di Galilea che passando va, l'uomo di Galilea. Ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi, e guarito io sarò. Ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi, ti prego.